Ciao a tutti, siamo qui con Mario Di Pego, Val Music, alla Musica in Fiera. Ciao a tutti. Il virtuale ormai sta soppiantando il reale, abbiamo notato quanto questi giovani oggigiorno quasi non sono più interessati al tocco di uno strumento, ma vanno su internet, addirittura a volte acquistano soltanto sentendo un audio o leggendo dei commenti. In questo contesto, quanto è importante un evento fieristico come quello di oggi? Ah, ti ringrazio per la domanda, Marco, sicuramente molto interessante. Sembrano due realtà contrapposte, ma noi dobbiamo fare in modo di farle lavorare insieme, creare sinergie. Assolutamente. Internet è una grande opportunità. Internet è il mezzo per avvicinare gli appassionati, per avvicinare chi studia e per avvicinare i professionisti a questo meraviglioso mondo degli strumenti musicali e nel caso specifico di portarli qui in fiera per fargli toccare, conoscere quelle che sono le proposte del settore e degli attori. Senza toccare uno strumento musicale come si fa a godere? Non godi? E quindi internet deve essere funzionale a tutto questo. Quindi internet è una grande opportunità e la fiera è una grande opportunità per godere. E quindi per fare questo noi dovremmo cercare di sensibilizzare anche le istituzioni. Dicevamo prima con Mario, spesso le famiglie considerano l'insegnamento della musica o comunque la pratica della musica quasi una perdita di tempo. Quanto sarebbe importante e quanto invece dovremmo cercare noi come realtà interessate a proporre l'insegnamento della musica, quanto dovremmo appunto sensibilizzare le istituzioni a portare l'insegnamento della musica in modo serio nelle scuole pubbliche? Questo è un altro argomento a noi tanto, tanto vicino. Se ne parla ormai quotidianamente di questo tema. Io sono anche associato DISMA, anche all'interno del DISMA, che è l'associazione di categoria, ne parliamo proprio tanto. C'è una voglia e è un bisogno di coinvolgere le istituzioni sotto questo punto di vista, perché la musica, come ho detto già tante altre volte, ma come lo diciamo anche un po' tutti quanti, la musica fa bene proprio all'individuo e all'essere umano, e le famiglie devono capire che far crescere con la musica il proprio figlio significa donargli davvero delle grandi attitudini per il proprio futuro. Non necessariamente bisogna studiare musica per vivere di musica, ma si deve studiare musica per portarsela dentro e vivere con la musica. Questa secondo me deve essere la filosofia. E mi piacerebbe tanto coinvolgere anche i miei colleghi, gli artisti, le band, le scuole di musica soprattutto, perché secondo me le scuole di musica hanno un ruolo fondamentale, molto importante proprio su questo tema. Io sono una persona che crede fortemente sul tema di avvicinamento alla musica, quindi quello che dobbiamo fare tutti insieme è cercare di lavorare in questa direzione. Avvicinatevi alla musica, la musica fa bene e soprattutto fate in modo che i vostri figli possano avere questa grande opportunità, l'opportunità di crescere con la musica. Perché la musica significa tanto, sia a livello di benessere, perché la musica incide proprio sul carattere, attraverso la musica la musica è relazione, la musica è il linguaggio più conosciuto al mondo. La musica significa davvero tanto. Il linguaggio universale. Assolutamente sì. Il vostro lavoro è complicato, non poco. Perché sicuramente voi siete la voce del mercato. Grazie per la tua disponibilità e ci vediamo presto. Grazie, un saluto. Ciao a tutti, grazie, ciao. E viva Planet Drum!